Bentornati e bentornata Giorgia Spina, kinesiologa, che oggi ci spiegherà qualcosa sulle diastasi. Le diastasi sono un tema che molte persone spesso alle mie lezioni domandano, si informano, perché purtroppo è una problematica che colpisce, potremmo dire così, più spesso di quanto si potrebbe pensare. E molte persone, una volta che sviluppano una diastasi, si iniziano a preoccupare, pensando che sia qualcosa di irrimediabile piuttosto che qualcosa di molto grave. Oggi Giorgia magari ci dà un'idea un po' più approfondita su cos'è una diastasi, su come la si può affrontare. Quindi la prima domanda che farei a Giorgia è: cos'è una diastasi? Così da mettere intanto un po' di puntini nel discorso. Ok, allora la diastasi è la separazione dei muscoli retti sulla loro linea di congiunzione, che è la linea alba. Questa separazione, il nome, proprio la definizione di diastasi è separazione dei retti, ma in realtà non vengono coinvolti solamente i muscoli retti dell'addome, che sono lo strato più superficiale dell'addome, ma tutta la continuità del corsetto addominale viene un po' compromessa. E quindi diciamo che c'è una sorta di allontanamento patologico della parte centrale dell'addome. E la diastasi può essere ombelicale, sottoombelicale, sovraombelicale. E questa separazione patologica è spesso erroneamente solo associata al periodo della gravidanza e quindi al postparto, ma in realtà la diastasi è un qualcosa di frequente anche negli uomini, nelle mamme postparto e negli sportivi, quindi è una problematica che può coinvolgere diverse tipologie di persone. Sicuramente nel periodo della gravidanza è un qualcosa di necessario per permettere la crescita del pancione. Quindi questo stress esagerato dei muscoli della fascia della linea alba è necessario per permettere la crescita del bimbo. Nel postparto dovrebbe in qualche modo risolversi entro un tot di tempo. Se però i movimenti nel postparto sono sbagliati, si respira male o si fanno degli sforzi eccessivi, spesso questa situazione non ritorna nella norma e quindi potrebbero esserci dei sintomi come gonfiore, come piccole smagliature proprio su questa linea centrale. Principalmente però la pancia non torna più a posto. Nel caso invece di... E tu giustamente mi dicevi può essere sia a livello femminile, causa ovviamente parto, sia anche a livello maschile e sportivo. Magari quali possono essere i fattori di rischio e i sintomi anche per diciamo l'altra parte della medaglia? Nell'uomo è frequente la diastasi nel momento in cui c'è l'interposizione di tessuto adiposo all'interno di questa linea fasciale. Questa è una linea fasciale che presenta delle fibre che hanno diverse direzioni, perché essendo tutti i movimenti si originano dal tronco, dall'addome, e quindi questo serve per dissipare queste forze. Nel momento in cui queste forze sono gestite male, è possibile che in queste fibre che hanno queste direzioni diverse si interponga del grasso. E la maggior parte degli uomini che presentano diastasi, diciamo che ha questa erniazione di tessuto adiposo in queste fissurazioni della linea alba. E quindi hanno proprio questa sorta di finnessa oltre al gonfiore e al grasso viscerale. In uno sportivo, invece, appunto perché questa zona è molto sovraccaricata per le tensioni, mi viene da pensare in un gesto sportivo come quello del tennis, oppure, ma qualsiasi sport, qualsiasi movimento va a sovraccaricare questa zona. E un allenamento eccessivo, sovraccarichi proprio per il corpo esagerati, può determinare diastasi e quindi separazione dei retti.
quando è che bisogna sospettare se è presente o meno questa diastasi? Perché i segni sul corpo sono diversi da pancia a pancia. Si deve sospettare diastasi quando esce appunto la cosiddetta pinnetta, che è un aumento di pressione su questa zona, e quindi c'è un rigonfiamento problematico quando faccio dei movimenti, quando tossisco, quando starnutisco, eccetera. Oppure potrebbe esserci l'invaginazione della linea alba, quindi questa linea non è funzionata e si vede proprio ai lati dei muscoli retti una riduzione della pressione, oppure quando c'è un aumento di pressione ma per eccesso di pelle, quindi per esempio anche dei movimenti torsionali, è possibile che ci sia una sorta di strizzamento del corpo per queste spirali e questa linea venga in fuori senza un eccessivo aumento di pressione ma solo per eccesso di spazio, di volume. Quindi vuol dire che questa linea non è tensionata e c'è qualcosa di disfunzionale. Questi sono i sintomi. Ecco, e ci potrebbero essere dei rischi eventualmente sul fatto che io abbia sviluppato una diastasi, oppure è qualcosa che ce l'ho, va bene, magari mi può dare un po' una sintomatologia, però, come dire, posso tranquillamente lasciar perdere, ecco. Direttamente correlata alla diastasi c'è il rischio di ernia o ombelicale o addominale, quindi aderniare sui visceri, e quella è una condizione problematica che può poi portare degli sconvolgimenti a livello proprio dell'addome. E indirettamente, ma non meno importanti, indirettamente correlate alla diastasi sono disfunzione del pavimento pelvico, mal di schiena, sintomi gastrointestinali, problemi respiratori. Adesso non sempre sono presenti tutte queste problematiche, però sono molto correlate, frequenti. E questo perché considerando il corsetto come un tutt'uno, se la zona davanti è cedevole, ci potrebbe essere un aumento di pressione in basso sul pavimento pelvico, posteriormente sulla schiena, il respiro non è quello giusto, quindi diciamo che il diaframma non espleta completamente la sua funzione e il colon non viene massaggiato da questo aumento di volume, e quindi potrebbero esserci tipi, costipazione oppure colon irritabile. Sicuramente è sempre presente in caso di diastasi gonfiore addominale, appunto perché non si respira correttamente e la pancia rimane un po' gonfia, con quest'aria un po' reflua. Ecco. E l'intervento chirurgico in caso di diastasi può servire, può essere risolutivo, mi dà un aiuto, però non risolve completamente? Ad oggi l'intervento chirurgico è l'unica cosa risolutiva per la diastasi, perché va a chiudere questo gap tra i muscoli addominali, tra i muscoli retti. Quindi che cosa si fa? Niente, sia questo fatto in laparoscopia, quindi con tecnica mini-invasiva, oppure con addominoplastica parziale o completa, questo prevede la sutura dei muscoli retti dell'addome sulla linea di costruzione, e quindi vengono suturati tra loro, oppure viene, in casi un po' più gravi, viene un innesto, una retina, che va in qualche modo a tamponare l'aumento di pressione che viene mal gestito su questa retina. Chi si approccia all'intervento deve sapere che è importante, cioè che questo è risolutivo nel senso che io vado a chiudere questo gap, ma sono tantissime le recidive se il lavoro sull'addome non è quello giusto. Quindi mi è capitato di lavorare con persone che, nonostante l'innesto della retina, che è quello che contiene un po' di più, avessero delle recidive con erniazione. E quindi sottoporsi ad un intervento chirurgico senza poi fare un lavoro di rieducazione dell'addome, proprio dei pattern respiratori, di gestione delle forze, di carico dei pesi, è inutile sottoporsi a questo intervento se poi non si fa questo lavoro. E per me, se proprio bisogna sottoporsi ad un intervento, è necessario fare anche una fase preoperatoria importante di consapevolezza dei muscoli, perché poi, dopo un intervento, è come se la zona non fosse in qualche modo diversa rispetto a prima, quindi avere una consapevolezza prima per poi ripartire dopo è fondamentale. E giustamente, come dicevi, è giusto pensarci prima dell'intervento, però anche dopo, cioè spesso le persone magari pensano che con l'intervento sia una bacchetta magica, ho fatto l'intervento,
sono a posto, un po' come se fossimo delle macchine, cambio il pezzo, la macchina è a posto, invece siamo esseri biologici, quindi c'è bisogno di adattamenti alle nuove variabili. E una cosa che ovviamente penso possa aiutare tantissimo è il movimento, sia ovviamente nella parte anteriore, prendendo consapevolezza del proprio corpo e magari iniziando a allenarlo un pochino in vista dell'operazione, sia dopo. Ecco, se ci puoi anche chiarire un po' se appunto ci sono o dei protocolli da seguire oppure se questi allenamenti sono da fare persona ad personam, così da vedere un po' come il lavoro da fare e da sviluppare. Io non credo tanto nei protocolli. E mi sono accorta che proprio ogni pancia reagisce in maniera diversa, risponde in maniera diversa, e fare di tutta l'erba un fascio è limitante. E quindi a seconda di quello che vedo, del sintomo che trovo, perché abbiamo detto che ci possono essere svariati i sintomi, potrebbe esserci erniazione oppure no, durante alcuni movimenti può esserci la spinta, durante altri no, quindi vado a fare dei test, che non mi limito a fare solamente il test del crunch, ma anche durante altri movimenti vado a valutare come si comporta la linea alba, come si comportano queste pressioni addominali, e poi l'obiettivo è quello di andare a gestire nel miglior modo possibile queste pressioni addominali appunto mal gestite. E io consiglio l'intervento nel caso in cui vuole avere una seconda gravidanza, e nonostante proprio le donne, perché principalmente una donna si rivolge ad un trainer in caso di diastasi, soprattutto per un discorso estetico, perché pensa che fare dei lavori solo sull'addome possa migliorare l'estetica della pancia. In realtà consiglio l'intervento se si vuole avere una seconda gravidanza, e in generale penso che tutti quanti dovremmo sapere come si comporta l'addome durante il movimento, proprio per una presa di coscienza e per una sensibilità proprio della zona. Mi viene in mente il discorso del postparto: dopo 9 mesi di sconvolgimenti dal punto di vista muscolo-scheletrico, la pancia della mamma nel postparto impiega un po' di tempo per tornare consapevole, ecco, e quindi va educata, sensibilizzata, stimolata con sotto diversi punti di vista, può essere anche un automassaggio, ma va presa proprio coscienza di quello che è il corpo, di quello che è successo in questi 9 mesi, di come adesso invece si trova si trova la pancia. Ecco, io ci credo tanto in questa sensibilizzazione, gli stimoli di diverso tipo, ascoltarsi e poi capire che cosa è che dà fastidio, perché ci sono dei movimenti che proprio danno fastidio in caso di diastasi, proprio non si riescono a gestire, in questo caso vanno evitati. E come già è uscito fuori anche in altre puntate, il focus di tutto dovrebbe essere sempre iniziare ad ascoltare il proprio corpo, quindi ascoltarsi se ci sono dei movimenti che a noi non vanno bene o che sviluppano sintomatologia, dei movimenti che invece ci fanno star meglio, sviluppare anche proprio una percezione di quello che è l'addome, di quello che è il nuovo addome, eventualmente in caso ci fosse stata una diastasi o un'operazione per porvi rimedio. Quindi consapevolezza sempre su tutto e meno meccanicità possibile, come giustamente dicevi, meno protocollo, più un lavoro sartoriale fatto sulla persona. Sì, se c'è una cosa che va evitata sicuramente in palestra è il fare il crunch, quindi questi addominali che vanno ad accorciare proprio in chiusura, sì. Anche perché il crunch va a separare la linea alba in tutte le persone, e quindi questo andrebbe proprio consigliato in generale, e già si sta evitando, diciamo, ci sono delle situazioni che i crunch non vanno bene nemmeno per la salute della schiena, ecco. E quindi a maggior ragione in caso di diastasi io non lo farei fare, motivo per cui questo non può essere l'unico test che si fa per la diastasi, ce ne devono essere degli altri. Di solito viene fatto solo questo,
Però ci sono altri test. Perché parliamo del test del crunch? Perché è un autotest che si può fare a casa, quindi si va su alcuni siti di Piazza, per esempio di Piazza d'Italia, c'è questo autotest, ovvero dell'inserire le dita all'interno della linea alba sopra l'ombelico e sotto l'ombelico per vedere quanto si separa la linea alba durante questo accorciamento. Innanzitutto la precisione di questo test è bassa, e poi se proprio si vuole sapere di quanta separazione è presente, è importante fare un eco addome. A prescindere dalla separazione o meno, che abbiamo detto si usa principalmente dall'intervento chirurgico, per me bisogna imparare a muoversi. Quello è il consiglio che diamo sempre a tutti. Imparare a muoversi, cioè non dare per scontato che, dato che usiamo il corpo fin da quando siamo nati, siamo abili nell'usare il corpo, anzi spesso è proprio la nostra mancanza di capacità nell'usare il corpo e nel percepire il corpo che apre le porte a tutta questa serie di problematiche o disfunzioni. Leo, posso dire una cosa? Scusami, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Ci sono alcuni casi in cui l'intervento è importante, però quando mi sono capitate delle pance in cui c'era un gap troppo esagerato tra i due muscoli, quindi tutta la continuità dell'addome era andata. In quel caso, sì, si cerca di ripristinare tutto quello che funziona, quindi gli altri muscoli, ma è importante avere anche una tassa di ispezione davanti, quindi ci sono dei casi in cui l'intervento è importante, però in generale poi va fatta una rieducazione motoria. Sì, diciamo è sempre bene comunque bilanciare varie tecniche operative, quindi dal movimento all'eventuale operazione, a quello che poi verrà con il post-operatorio, quindi è sempre bene un attimo un lavoro di cesello sulla persona, quindi senza essere degli integralisti, esiste solo il movimento, le operazioni, assolutamente no, esiste solo l'operazione, il movimento non mi fa nulla, c'è bisogno di, insomma, come sempre, calibrare. Ovvio è che se posso prima lavorare un po' sul corpo, per vedere se comunque la situazione migliora prima di iniziare un processo operatorio, è sempre meglio. Però poi ovviamente quando vi è la necessità non si può neanche infilare la testa sotto la sabbia, ecco. E poi consiglio fai da te, perché su internet ci sono tante cose che... Sì, lo abbiamo detto anche in altre puntate con altre persone che ci sono venute a trovare, che purtroppo dottor Google ormai è diventato il dottore di tutti, e tanto qualsiasi cosa scriviate viene fuori che o dovete morire o dovete soffrire per tutta la vita, quindi io sconsiglio Google e consiglio invece magari di affidarsi a qualcuno che ha speso una vita intera a studiare il movimento umano, il corpo umano, la nutrizione, la psicologia, quindi ci sono degli specialisti, non perché così non avevano niente da fare hanno detto ma facciamo un percorso specialistico, ma proprio perché il fai da te funziona al massimo a volte con il bricolage, il montaggio dei mobili dell'IKEA, poi per il resto, come in un mobile dell'IKEA magari si sbaglia un qualcosa, bisogna ributta giù tutto e rimette su tutto, nel corpo umano questa sarebbe un po' più complessa da farsi, quindi mi raccomando, come dice giustamente Giorgia, cerchiamo di limitare il fai da te, se possibile proprio da escluderlo, andando a affidarsi, se c'è una problematica, a un esperto. Sì. Bene, Giorgia, io ti ringrazio nuovamente. A te. Grazie. Spero di ritrovarti anche in prossime puntate e ringrazio tutti coloro che ci stanno osservando e noi ci vediamo alla prossima puntata.